pomeriggio è un orario inusuale per una conferenza stampa. Allora, niente, presentiamo attorno a questa bellissima città Firenze un'altra volta per un nuovo reportage. Io ne feci uno su Generico, il mostro di Firenze, e questo invece riguarda l'ultimo delitto del mostro, che è il delitto di Scopini. Perché oggi? Perché secondo noi, analizzato il caso da un punto di vista prettamente scientifico, non investigativo, ma più scientifico, questo delitto non può essere avvenuto dopo, come è espresso il capo di imputazione, ma o il giorno 7, se non addirittura il 6. Perché diciamo questo? Perché sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche fatte da medici legali e forensi. Qual è la novità? Questo discorso era venuto fuori già dal 1985 e ci furono appunto, come i giornalisti più, diciamo, più anziani ricordano, ci furono due denunce, una del Collegio Medico Fiorentino di condotto da Mauri, che lo attribuiva la domenica, e un'altra perizia che era quella del Collegio Medico del Vito Modenese di De Fazio, che era consulente della procura, che lo attribuiva a Zappo. Questa è storia. Poi, molti anni dopo, a condanne avvenute, ci fu un'ulteriore perizia chiesta da un giornalista e da alcuni avvocati che difendevano Vanni al processo Urbani di Merendolo, e fu affidata a uno dei più noti, insomma, il professor Introna, che escludeva come valutazione la data della morte alla domenica. Fece una valutazione sulle foto, specialmente sulle foto del cadavere della donna, di Nannino Rivo, che giaceva nella tenda. E poi ci fu una richiesta di revisione del processo da parte di Filastro e un avvocato Malacita, che però fu respinta perché le risposte furono appunto che il calore che aveva subito la ragazza all'interno della tenda era molto molto forte, e questo aveva accelerato i processi putrefattivi e i processi entomologici. Ora, qual è la novità? La novità è che questi medici legali e entomologi forensi, a cui io ho chiesto queste valutazioni, tra cui una era presente in sala autoptica proprio nel 1985, il professor Marello qui di Firenze, e hanno valutato anche il cadavere dell'uomo. Il cadavere dell'uomo che non era stato valutato in precedenza da Introna. E anche sul cadavere dell'uomo ci sono dei sintomi, sia dal punto di vista anatomologico, sia soprattutto dal punto di vista entomologico, che lo vanno a collocare non oltre la notte del sabato. Queste sono le valutazioni che hanno dato i medici. Ho chiesto anche, la prima domanda che mi è venuta di fare è stata appunto questa, al professor Marello: ma si può fare una perizia da delle foto, comunque una valutazione da delle foto e dagli esami autoptici? Adesso lo vedrete nel reportage cosa rispondono, sul modo di vedere sì, anche in Trona lo fece nel caso di Sarrap, secondo me. E dunque, questi medici legali e entomologici danno questa indicazione. Ora, noi ci siamo limitati in questo lavoro a fare non entrare in merito a chi poteva essere, se poteva essere Pacciani o non Pacciani, alla lunosa e lontana diciamo, controversia, ma ci siamo limitati all'esistenza in vita di questi ragazzi, anche in base alla testimonianza.
un'altra di queste novità riguarda appunto le testimonianze. In sentenza si legge che i ragazzi furono visti e gli fu data la protezione ad entrambi la mattina della domenica. Andando a verificare i verbali degli atti processuali, non è proprio così. Perché cosa si legge nei verbali che questi due proprietari e gestori della locanda dicono nell'85? Questi due gestori, uno di loro, uno vede solo una macchina, una Golf bianca, un altro vede una ragazza dai capelli corti che consuma l'acqua brillante e si sente del mondo. Punto. Questo è i verbali dei carabinieri di San Cristiano. Nel corso degli anni, nel corso dei processi, queste testimonianze mutano. Abbiamo un esperto della psicologia della testimonianza che io vi sto anticipando un po' quello per le persone poi che non potranno mai vedere il reportage, che devono andare via di presto, quello che è il contenuto del reportage. Per cui dicevo, queste testimonianze mutano negli anni. Nel 94 già non è più un'acqua brillante, ma diventa un panino, sempre una ragazza, sempre solo la ragazza. Nel 97, 98, 97, l'ultimo processo, addirittura diventano tutti e due i ragazzi e fanno un'abbondante colazione. Ora, perché dico questo? Perché già tempo fa, quando venne fatta la trasmissione su una rete televisiva nella quale io appunto presentavo queste valutazioni dei medici legali, ripeto, io di medicina legale non capisco assolutamente nulla. Sono limitato a chiedere queste valutazioni. È stato detto questa cosa qui, che erano stati visti la domenica. Il dato non è poi così certo, come abbiamo visto dalla documentazione che è meglio la processuale. Ora, questo insunto, diciamo molto breve, il contenuto del reportage, poi chi vorrà vederlo, mi fa piacere. Volevo anche presentarvi chi ha collaborato nella OFIR. Alla mia destra era Francesco Cappelletti, che ha scritto un libro due anni fa, L'inizio dei scopeti, con l'avvocato delle vittime Pierre Adriani, che fondamentalmente, a cui mi sono ispirato, perché poi dice molte di queste cose qui. Quello che ho fatto in più è stato appunto andare a chiedere a questi medici legali, questi entomologi, che ripeto sono tutti docenti universitari titolari di cattedra, sono facilmente rintracciabili, non dovreste sentire. Per cui c'è, ringrazio Francesco Cappelletti, poi c'è Fabio San Vegliale, giornalista investigativo, e Simone Montaldo, esperto, presidente della OFIR e esperto nella psicologia della testimonianza. Io vorrei sentire subito Fabio, non so se avete domande. Vorrei sentire Fabio appunto sulla sua visione su questo tema. Dunque, come ha detto Paolo, poi noi non ci siamo premessi a fare l'indagine da capo, perché per molti aspetti sarebbe stato un atto di ricostruzione, ma alla mia, alla sua ricostruzione si può opporre la ricostruzione del PM o la ricostruzione dei tanti mostrologi, un termine orribile che penso esista in italiano, però per intenderci, che comunque ci sono. Allora, piuttosto che fare una supposizione o una serie di analisi, di costruzioni logiche alle quali appunto se ne potrebbero opporre altre probabilmente valide, noi abbiamo preferito partire dal fatto che quando si affronta quello che è un caso più che freddo, freddissimo come questo, è chiaro che l'unica speranza è quella di partire dagli elementi di fatto. E gli elementi di fatto sono quelli della scena del crimine di Scopeti, essendo l'ultimo dei delitti e quello sul quale all'epoca c'è stata la maggiore attenzione nelle rivalitati da parte della Polizia di Stato. Questo ha prodotto all'epoca anche un fatto molto molto curioso, perché nonostante tutto questo grande piano che era stato disposto e che scattò e
che poi viene raccontato anche dal dottor Sandro Federico, che aveva dirigeva la squadra di Cimostro, prima di avvicendarsi, con Giro Perugini, e nonostante tutto questo piano, in realtà il fascicolo di sopralluogo, vi posso garantire che è fatto in poche foto, ci sono tantissime foto di quelle che la scelta del primo ministro, che è un po' un paradosso abbastanza clamoroso per come era stata impostata la macchina investigativa in attesa che l'assassino colpisse ulteriormente. Però in tutto questo le larve le hanno fotografate, perché di questo misterioso e piccolissimo elemento che stiamo parlando, in realtà quel delitto, quel duplice delitto, che in realtà non ha testimoni popolari, ovviamente, se no staremmo raccontando probabilmente un'altra storia, ma un testimone chiamato Calligola, che è una delle mosche, insomma, che accorrono, diciamo, in caso di omicidio, di morte, diciamo, generalmente. Quando Sandro Federico arriva lì, ed è ovviamente tra i primissimi ad arrivare, qualcun altro comincia a chiedere: ma quando è che sono morti? Insomma, comincia tra loro a parlare, dà una risposta che è una risposta di esperienza, perché guardando le larve che si muovevano, in realtà è macabro, ma insomma quella realtà dei fatti è materiale, insomma, sul corpo della moglie, dice: guardate che razza di larve, non possono essere morti questa notte, cioè la notte da dove viene il lunedì. Ovviamente lui lo ripete anche nel reportage di Paolo, e dice: non sono un medico legale, però sono un poliziotto di lunga esperienza. Riprendendo questa affermazione, però vediamo che cosa succede. Succede che l'entomologia forense, la scienza che studia appunto gli insetti, che si muovono sulla scena del crimine all'epoca, sì, ma non che non esistesse, ma non era patrimonio comune delle indagini, per cui era qualche cosa, più o meno come parlare del DNA, se vogliamo, no? Cioè una cosa misteriosissima che era lì. Oggi, 30 anni dopo, la situazione è completamente cambiata. Allora, quelle stesse foto, più le foto di Giovanni Cicilli, che all'epoca è ancora non vive, no, perché non vive, tutte queste foto qui, anche i materiali topici, insomma, sono stati sottoposti da Paolo Cocchi a una serie di entomologi, allora volevo fare l'ambulante, erano splendidi, se ci passate questo termine. L'idea sarà quella di non farlo per un entomologo solo, ma più entomologi, ok? I quali, l'uno indipendentemente dall'altro, perché ovviamente non ci siamo messi a dire guarda che abbiamo dato anche, così indipendentemente vediamo che cosa succede. E cosa succede è nel reportaggio, cioè tutti questi docenti universitari di lunga esperienza, indipendentemente l'uno dall'altro, hanno dato un parere unanime, arrivando la data. Poi, essendo anche medici legali, hanno potuto esaminare anche il dato della tanatopatologia e quindi dell'avanzare dei fenomeni putrefattivi, che naturalmente sono altri elementi che consentono di datare la morte. Quello che noi, diciamo, tanto è vero, è questo elemento non è nemmeno tanto sorprendente, però cosa succede? Che all'epoca parlare di insetti era un elemento che veniva preso in grande considerazione, oggi è del tutto diverso. 30 anni dopo anche l'entomologia forense è molto più credibile, ci sono convegni, congressi, gli operatori della polizia scientifica in Italia vengono mandati a corsi di entomologia, tra l'altro, perché se trovano una larva devono sapere quale si prende, si mette e si porta in laboratorio subito. Quindi un altro paio di mani, questo ci consente di fare un'analisi scientifica della situazione. Questi sono dati scientifici, non è una ricostruzione di mia nel dottor Montalto, che ricordo oggi, né di sono loro che ce lo dicono. Questo è un dato molto importante, va da sé, non devo dire, ma è abbastanza intuitivo. Cosa succede se noi cominciamo ad arretrare la data del delitto di scoprire? Se la arretriamo di 24 o anche di 48 ore, sempre perché lo dicono loro, è il gioco del domino. Se tocco l'ultima destra, che succede? Allora, cominciamo con
quello che era, no? E lui che comincia a dire: io quella sera sono andato lì, eccetera, eccetera. Pucci sta presso Lotti, tutte tesserine del donne, poi non parliamo di Anna Delta, perché se no non riusciamo tutti a sapere che sono i testimoni, ma insomma è il, questo, è questa specie di quartetto Cesa che insomma c'è la parola di quello che fa. Poi c'è tutto il resto, c'è cioè l'ipotesi accusatoria che si passa su questo. Allora poi dobbiamo andare a vedere gli anni di Panciano, ma non è quello di domenica, è quello di sabato, forse anche quello di venerdì. È tutto un discorso. E poi potremmo cominciare a pensare, ma se Lotti e tutto qua dentro stanno parlando di domenica e non è domenica, quello che hanno detto per Vicchio, quello che hanno detto per i tedeschi, eccetera, che già era, diciamo, si prestava a una serie di interessanti osservazioni all'epoca. Però non ci tanti figurati. No, non ci siamo. Tra l'altro Pacciani non aveva mai. No, infatti, quello che sto solo dicendo io è che se spostiamo questo si può fare un altro discorso che qui non facciamo, perché ci siamo fermati a stato scelto. Un documentario di 10 euro. Sarebbe per faccia. Quindi, a questo punto, io lascio la parola al dottor Simone Montaldo, perché? Perché un'altra bella parte di questo documentario è quella che è relativa alla psicologia della testimonianza, perché questa è un di 30 anni a sviluppi enormi. Europa, e quindi il lavoro che ho raccontato, adesso lo racconterò lui, sarà quello di riprendere i testimoni, stavo parlando di Scopeti naturalmente, e di vedere quel tipo di testimonianza che validità, perché non tutte le testimonianze sono. Allora, parliamo comunque, veramente di un caso di cui altri a livello documentale occupano una quantità di pagine che è computabile intorno alle 50. Quindi anche solo pensare di poter concentrare, pensare un documentario, comunque sia in qualche forma di ricostruzione sintetica, una conclusione alternativa compiuta è praticamente impossibile. Il problema è che in questo caso specifico stiamo parlando di un caso che è entrato a tutti gli effetti nel novero dei casi SWOT, casi che per le loro dimensioni, sia mediatiche che per le loro caratteristiche di FRS e di particolarità, sono oggetto di studio in termini di priorità rispetto a accademici anche di grande importanza, per esempio il professor Mastronati, con cui collaboro io, se ne occupo ormai da anni, io stesso con Nautir, criminologo, Fabio e altri colleghi, siamo ormai al terzo anno in cui realizziamo il convegno sul mostro di Firenze. Il punto centrale è questo: il contributo che la scienza può dare alle indagini è un contributo in sé limitato e conclusivo. Perché la scienza non si deve e non si sostituisce quando è applicata nel modo giusto mai all'investigatore. Lo scienziato non è un investigatore. Lo scienziato può svolgere il suo ruolo in modo efficace in ambito forense nel momento in cui si propone come sostegno, come integrazione degli dati. È per questo che lo scopo della scienza e della consulenza tecnica in generale non è mai quello di andare contro o di revisionare un'impostazione investigativa. È semplicemente quello di sostenere gli investigatori nel vivo in alcuni particolari nodi decisionali nei quali i dati oggettivi non sono sufficienti a permettere di fare il classico passo avanti. Nello specifico, trattandosi di psicologia della testimonianza, che è ciò di cui mi occupo io commercialmente in termini di consulenza e forensi, parliamo di una branca delle scienze psicologiche che ha visto uno sviluppo fortissimo negli ultimi 20-30 anni. C'è una produzione di letteratura scientifica copiosa in materia, ricercatrici come Elisabeth Loftus, ma la stessa Manzoni, che è una nostra importantissima collega italiana che ha lavorato anche con Loftus, hanno prodotto centinaia di ricerche in materia. La questione è molto semplice: oggi purtroppo da un certo punto di vista, che è un punto di vista se vogliamo anche mediatico, se vogliamo sono anche delle semplificazioni necessarie, però siamo convinti che i casi di interesse penale dove sono coinvolti, si realizzano dei reati di aggressione, magari si realizzano anche della morte della vittima, si risolvono, si possono risolvere solo grazie al DNA, grazie alla prova oggettiva, grazie a quella che nei salotti televisivi viene definita prova legittima. Il problema è che nella maggior parte dei casi di interesse penale di queste regine non
quelli che sono più comuni, che possono essere le molestie sessuali, le violenze sessuali e anche in molti casi di omicidio. Le prove reali sono quelle soggettive, quelle di cui abbiamo immediata disponibilità, ovvero le fonti di prove testimoniali. Per cui non abbiamo una regina, abbiamo tante piccole cenerentole che si muovono come ombre nella mente dei testimoni. Questo è lo scenario con cui ci troviamo a osservarci, nella realtà di fatto. Nel caso specifico parliamo dei testimoni. Nel caso specifico parliamo dei testimoni che sono, diciamo, inseriti e sono citati nel documentario di Paolo, che mi ha passato molto gentilmente gli atti, e che abbiamo valutato i limiti del possibile, visto che le fonti erano solamente documentali, quindi verbali delle testimonianze, abbiamo valutato in termini di attendibilità e di verità. Abbiamo visto che in termini oggettivi la maggior parte di questi testimoni, possiamo dirlo, hanno una scarsissima validità in termini di attendibilità oggettiva. Parliamo sempre dei francesi, parliamo sempre dei soggetti, dei testimoni che hanno visto in vita, dico i francesi, in tempi e in orari compatibili con quella conversione comunemente accettata. All'interno del documentario poi approfondisco in modo più dettagliato quali sono le dinamiche che fanno sì, quali sono i fenomeni psicologici e gli errori sistematici di valutazione della testimonianza che fanno sì che queste testimonianze siano state accettate e che magari sia stato dato meno peso a quella che possiamo dire essere la testimonianza più valida in termini di oggettività, in termini scientifici, che è quella del cattivo. Colui che divide realmente il venerdì sera, alla festa di Cesaia, che lo disse nell'immediatezza dei fatti e descrisse entrambi la ragazza come somigliante a quella del giornale La Nazione che gli fu mostrata, ma con i capelli più lunghi. E soprattutto nel corpo della sua testimonianza spesso utilizza delle espressioni che sono tipiche di testimonianze genuine, di testimonianze attendibili, come ad esempio non so, non ricordo, o dei vuoti e dei buchi che sono fisiologici all'interno del racconto di un ricordo genuino. Mentre racconti che spesso, questa è una piccola anticipazione, possiamo dire, racconti troppo schematici, troppo uguali a se stessi anche nel corso del tempo, o che addirittura vanno ad arricchirsi in quantità di dettagli e quindi per estensione col passare del tempo, sono oggettivamente contrari a quella che è la fisiologia delle dinamiche mnemoniche. Cosa significa? Se io nel 94 ho una testimonianza in linea resa dallo stesso testimone che l'ha resa nel 85, che nel 94 mi racconta più dettagli, questo fa sì che mi si accenda una lampadina di allarme. Perché? Perché va contro quella che è la normale curva di decadimento della memoria, che tende nel tempo a depurarsi e a decantare quelli che sono i dettagli per salvare quello che potrebbe essere definito il corpo centrale della memoria. Quindi le novità adesso per sintetizzare l'insieme, la valutazione tecnico-scientifica delle foto e l'esame ottico del cadavere di Gian Michele Traversini, non valutato in precedenza dentro in sintesi, e questo è l'elemento fondamentale. E sottolineare il fatto che l'entomologia forense, il primo libro di entomologia forense fu di Introna nell'86, per cui è all'epoca in Italia, all'epoca l'entomologia forense era pressoché sconosciuta, diciamo, ai medici legali, gli stessi medici legali del collegio medico appunto del Careggi, alcuni come testimoniano le interviste che ho fatto non erano assolutamente d'accordo su questa valutazione della domenica. Queste sono fondamentalmente le novità. Poi c'è questo discorso dei testimoni, perché è stato detto che queste valutazioni tecnico-scientifiche sono interessanti, ma in realtà cozzano con chi ha visto i francesi in vita la domenica mattina. Abbiamo visto molto rapidamente nel reportage, chi vuole rimanere a vederlo lo può vedere in maniera molto più approfondita, che questi verbali dell'85 non parlano di due ragazzi, ma parlano di una ragazza con i capelli. Per cui poteva essere una cosa
solo una cosa, no? Esiste un precedente in cui un entomologo forense ha visto una fotografia e una fotografia? Trona Elisa Claus. Come? Francesco Trona su il caso Elisa Claus. Elisa Claus. Se non ci sono domande, io proietterei